abbiamo degli ammalati in gabbeggio, c'è gente che deve andare per forza all'ospedale quasi tutti i giorni, un giorno sì, un giorno no, non possiamo uscire, ci hanno sequestrato senza darci una spiegazione. Ho chiamato carabinieri, polizia, questura, non so più chi chiamare, mi rimbalzavano da un posto all'altro, dalle 11 che siamo così, dico lei non possiamo neanche prendere l'acqua per bere. Cioè siete in ostaggio quindi? Siamo in ostaggio, chiamo i carabinieri e mi dicono ma mi rimbalzano con la... con i vigili urbani non sappiamo niente, allora non si presenta né sindaco né comune, niente. C'era un operaio che ha detto ma io ho quest'ordine, faccio le fotografie, c'ho quest'ordine, restate là, ma come facciamo? Non mangiamo? Ma vi hanno detto, cioè avevano un termine? Niente, detto... niente, cioè, nessuno sa niente e nessuno si è presentato qua a dire questa è la situazione di e ci vuole a mettere una transenna là e fare un passaggio pedonale. Noi abbiamo no, tutti giù i campeggi, il campeggio è stato chiuso, domenica c'era l'olio oliva, avevamo i camper, l'abbiamo dovuto disdire, dica lei come si fa? No. I bambini qua sono, non sono potuti andare a scuola oggi perché tutto chiuso, come va andando? Ma neanche per il pane possiamo uscire. C'è un ammalato grave giù che un giorno sì, un giorno no lo vengono a prendere con l'ambulanza. Fino stamattina si usciva con l'ambulanza, se non c'è il passaggio neanche pedonale. Ma il sindaco è non è venuto, chi l'ha visto? Chi lo conosce? I carabinieri sono arrivati. Quando ci sono le elezioni si va a vedere. Mattina di domenica sono arrivati i vigili. Vi devo dire anche il comandante dei vigili. Mi rimbalza, non so niente, non, è, non parlano bloccati, con il passaggio pedonale. Guarda, invece dopo due giorni qui hanno chiuso. Aspetta, l'ambulanza che deve essere operata a momenti. Guarda dove c'è sei. Guarda le fotografie. Sequestrate in casa. È possibile. Poi l'altro. È impossibile. L'altro è peggio, che hanno bisogno di trasfusione di sangue, ha portato ieri. E come si fa? Lo portiamo con la barella fin laggiù che non si può passare. È impossibile. Così incosciente un sindaco con gli assessori, ma quale incoscienza? Ma non si fa vedere che ci sono i suoi cittadini che hanno bisogno e ci lascia come dei cretini qui fuori a reclamare con voi. Però un passaggio pedonale, un passaggio. Ma mettiamo che l'abbiamo accettato quello, perché sono due giorni che noi passiamo, a di domenica che passiamo così. Perché queste sì, transenne sono da 2008 che sono macchie, così, nessuno ha fatto niente, da 2008 che è così. Quando hanno fatto quella roba lì? Hanno messo niente. Perché niente, no, perché hanno scritto che si potrebbe passare con le ambulanze e con esatto, i mezzi di soccorso. Sì. Questo dice se lei misura da quel cancello lì che si potrebbe più o meno spostare per far passare un autoveicolo, così. Lì questo, non, passa. Non passa e noi non riusciamo. Passa, poi c'ho mio marito, ha bisogno delle pastiglie perché ha il diabete, deve andare a una visita di controllo, io ho la macchina chiusa in campeggio. Allora o che viene la polizia e mi fa passare, mi scorta la macchina, altrimenti io passo dalla strada dall'incompiuta e che non si provino poi a farmi la multa, perché noi dobbiamo uscire per forza. E c'è pure paura che all'incompiuta ci fanno i verbali. Beh, non si può passare. Se no ci fanno, come si dice, un permesso, finché non è compiuto qui abbiamo l'autorizzazione di passare. Quelli che sono residenti qua abitano qua. Non ci darebbe fastidio per dire fare un paio di chilometri in più per trovare i lavori fatti pure bene. Ma fino a stamattina non riuscite a comprare il pane. Domani niente, domani siamo più. Voi passavate comunque, ma... Ma passare comunque. Se mi trovo un vigile lì e mi fa un verbale, devo pagarlo perché sono in torto. Qui c'è scritto strada chiusa. Se lasciavano il pedonale, diceva c'è il pedonale, lì hanno chiuso tutto completamente. Ma il casino che ho fatto, guarda, sono messi là, ma non vengono a dire le nostre ragioni. Invece, ci ho detto che devo fare una denuncia per il comune di Viano e non vengono. Qui ci mi mandano l'elicottero che io devo fare la denuncia. Le persone.